Fratelli e sorelle, buona giornata e buon inizio di settimana. Il Vangelo di oggi racconta il fatto commovente di una famiglia che nel momento della disgrazia trova il grande dono della fede. Siamo a Cana di Galilea. Un ufficiale pagano è alla ricerca disperata di Gesù per strappargli la guarigione del figlio moribondo. Signore, scendi prima che mio bambino muoia. Penso in questo momento a tante mamme, a tanti papà che si sono trovati nella stessa situazione, all'inizio della vita del proprio bambino, a seguito di una malattia incurabile, di un incidente. Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Ma Gesù, che ama quel bambino, ama anche quel papà e gli chiede di fare il passo della vera fede. Va, cammina, tuo figlio vive. L'Evangelista annota: quell'uomo credette alla parola di Gesù e si mise in cammino. Fratelli e sorelle, la fede non è piegare il Signore perché risolva in modo immediato l'impatto con tutto ciò che può mortificare la nostra esistenza. Ma la fede è piegare noi stessi ad un cammino di obbedienza e di totale abbandono all'amore del Signore, guidati dall'intima certezza della sua vittoria sulla morte, sempre. Va, cammina, tuo figlio vive. Questo è l'imperativo per tutti noi, che nelle prove della vita, cioè nelle esperienze di dolore, di fallimento, di grandi dispiaceri, siamo chiamati a crescere nella fede, a credere fermamente nel Signore della vita. Il cammino di fede è un allenamento continuo che ci prepara alla grande prova finale, quando, spogliati di tutto, rimetteremo la nostra esistenza nelle mani del Padre per celebrare con Lui il trionfo definitivo della vita sulla nostra morte. Il Vangelo si conclude con la bella immagine di una famiglia intera che ha ritrovato la gioia della vita che viene dalla fede. In questo tempo mi faccio spesso questa domanda: dopo questa prova che stiamo attraversando, ci sarà più fede nelle nostre famiglie? Spero tanto che questo possa accadere. Spero tanto nell'opera insostituibile delle mamme, dei papà, dei nonni, che hanno ora più che mai la possibilità di regalare la luce della fede ai propri figli, nipoti. Il Signore ha già preparato per tutti la festa della vita che rifiorisce, delle lacrime che lasciano il posto al sorriso, della speranza che illumina il futuro, della pace che consola i cuori. Dobbiamo solo crederci e metterci tutti in cammino. Sia lodato Gesù Cristo.